ministro, quando chiudiamo fino alle 16. Allora, recupero la è il fiducia. secondo giro, io vi chiedo 2 minuti di intervento. Ripartiamo dal PD, Bruno Boscio. Grazie. Due. Grazie Ministro, anche perché appunto la sua presenza oggi è importante ai fini della revisione in qualche misura di questo nuovo percorso, come diceva l'onorevole Tullo, un governo di legislatura e di riforma. Io parlo per differenza, molte cose che hanno detto i colleghi le condivido, volevo soffermarmi in maniera un po' più specifica sulla situazione delle infrastrutture e dei trasporti nel Mezzogiorno, anche se sulla questione del trasporto pubblico locale le volevo fare una domanda specifica. L'articolo 1 del comma 83 della legge di stabilità del 2014 prevedeva che il 31 marzo dovessero, diciamo, venissero definiti i costi standard dei servizi del trasporto pubblico locale. Ovviamente il 31 marzo è passato, quindi volevo capire come si immaginava a questo punto l'attuazione di questa disposizione, fermo restando che sul trasporto pubblico locale noi abbiamo fatto una serie di audizioni, stiamo immaginando anche l'ipotesi di una proposta di legge. Sicuramente però c'è da affrontare anche l'emergenza e vorrei sollecitarle il fatto che quel famoso, diciamo, emendamento che prevedeva i fondi FAS anche per altre regioni, oltre al Piemonte, perché si è dimenticato che per il Piemonte sono stati usati, potessero essere usati anche per esempio per la Calabria, che in questo momento vive una situazione difficilissima con il rischio che salti tutto il sistema. Per quel che riguarda invece il discorso degli investimenti, io credo che ci sono vari livelli da affrontare. Prima di tutto c'è un investimento di 24 miliardi di ferrovie, di cui 15 sono pubblici. Questi investimenti quanto peseranno rispetto alle infrastrutture del Mezzogiorno? Secondo, rispetto al discorso dei corridoi, in particolare quello Helsinki-La Valletta, si prevede per l'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria fino a Catania soltanto un ammodernamento. Come si può soltanto con l'ammodernamento immaginare un miglioramento della qualità di questi servizi? Terzo, a fianco di questi che sono investimenti che non si prevede di fare, c'è addirittura una diminuzione pesantissima anche del servizio normale, regolare. C'è stata una media di 230 soppressioni di treni al mese e il contratto di servizi non prevede nessuna penale. Io vorrei, per non parlare della soppressione di 4 intercity notturno, 12 treni espressi, ormai non esiste più il collegamento diretto fra la Sicilia e Milano. Ho finito, ma questo è importante. Il tema vero riguarda, rispetto all'amministratore delegato delle ferrovie, qual è il commitment che viene dato a Moretti. Perché se a Moretti viene dato semplicemente il commitment, come lui dice, di dover semplicemente bonificare i conti di ferrovie, è chiaro che noi moriremo. Se invece il Ministero, il Ministro, perché lei giustamente ha detto a proposito dello stipendio, il Ministero è la proprietà, quindi il Ministero è il committente ed è in grado di dare anche a Moretti e a Ferrovie la committenza del servizio universale laddove evidentemente non c'è una antropomorfizzazione, così lui ha detto, adeguata a quella che può essere una logica puramente aziendale. Finisco, un'ultima questione riguarda la Salerno-Reggio Calabria, ma soprattutto la statale ionica. Anche qui sono previsti 38 milioni, quanti sono? Non so, mi ricordo manco quanti soldi sono, ce l'ho scritto da qualche parte, fatto sta che non c'è manco un euro effettivo, o mi sbaglio, e abbiamo un'intera zona, diciamo quella ionica, sostanzialmente che non è servita né da ferrovie né da strada. Per cui io credo che un governo di legislatura e di riforma, se non incomincia a affrontare oggi queste questioni, penso che non sarà sempre più complicato farlo.